Torniamo in studio per parlare di politica e diamo il benvenuto al nostro ospite, a Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, l'organo che riunisce tutti i vescovi del nostro territorio. Intanto, grazie per essere con noi. Prego, prego, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. E allora, Monsignor Raspanti, ormai da diversi mesi e in diverse occasioni, lei o diciamo dei suoi colleghi, quindi altri vescovi, si sono espressi sulla questione politica in Sicilia. Addirittura a Catania è stato fatto un documento, Non possiamo tacere. Quello che le voglio chiedere, c'è una invasione di competenze? Insomma, la Chiesa si deve occupare solo delle preghiere o anche di politica? Anzitutto, la Chiesa, io intendo non soltanto i pastori della Chiesa, ma l'intera comunità ecclesiale. L'intera comunità ecclesiale è composta appunto da chierici, ma anche da laici, e in generale tutta la comunità ecclesiale vive su questa terra, è chiamata dallo stesso Gesù Cristo ad essere lievito, fermento, e ad impegnarsi nelle realtà terrene. Dunque, come nella tradizione peraltro cattolica millenaria, i cattolici sono stati non solo presenti, ma si sono sempre impegnati a vario titolo per la costruzione della città, del bene comune, per cercare di dare un contributo altamente positivo alla convivenza politica, sociale, economica dei luoghi in cui hanno sempre vissuto. Per quanto dunque l'orizzonte è, come dice lei, spirituale, ma anche ultraterreno. I cattolici hanno una chiara percezione che questa terra non è il paradiso, non è il luogo definitivo, dunque non è il luogo dove potremmo avere la perfetta felicità o uguaglianza o gioia e così via, e quindi la perfetta gestione. Però questo non toglie che noi abbiamo sempre voluto impegnarci su questa terra per il bene di tutti, secondo la classica dottrina sociale della Chiesa. Ecco, le voglio chiedere, un tempo la Chiesa era, direi, quasi direttamente protagonista con il Partito dei Cattolici, così lo ha definito una grande studiosa, quale Vera Cappellucci, però oggi spesso si sente dire anche che la Chiesa no, invece non si deve occupare di questi temi della politica, e chi fa queste affermazioni però poi sono le stesse persone che in certe occasioni siedono in prima fila in Chiesa. Ecco, non stride un po' questo discorso? Sì, io penso di sì. Io credo che tutti, anche la parte laica, liberale, socialista o radicale del nostro paese, invoca una presenza dei cattolici positiva e costruttiva, soprattutto la invoca dopo la Prima Repubblica a cui lei faceva riferimento, con lo scioglimento del partito della Democrazia Cristiana e dunque anche la diaspora dei cattolici che sono andati nei nuovi partiti o nei vecchi partiti che dopo la Prima Repubblica si sono formati e anche adesso sono nei vari schieramenti. Ma una cosa è essere presenti nei vari schieramenti senza doverne comandare di privilegiarne uno piuttosto che un altro. Un'altra cosa invece è assentarsi. Io credo che non sia possibile assentarsi dalla vita politica. Altra cosa ancora è se i pastori dobbiamo avere il modo con cui i pastori possiamo o dobbiamo o non dobbiamo essere presenti nel dibattito politico, nell'agone politica. Io credo che sulle questioni di principio, su quelle generali, sul portare avanti determinati valori o sul denunciare determinati vizi della nostra vita politica e della nostra vita amministrativa, sociale, anche noi pastori siamo legittimati a dire la nostra. Evidentemente non lo siamo e penso che non lo facciamo indicare, spingere, insomma fare campagna elettorale per capirci, o schierarci con una parte politica piuttosto che un'altra, così senza alcuna ragione. Su alcuni temi sì, su alcuni temi potremmo fare mille esempi, ma sono sotto gli occhi di tutti quotidianamente, che
che su alcuni temi alcuni partiti sono più vicini a noi, altri meno, ma su altri invece accade il contrario, ecco, ma per questo perché noi abbiamo una visione ampia e sui grandi principi. Senta, a proposito di denunce, siamo anche reduci da un importante anniversario con la più grande denuncia che la Chiesa abbia mai fatto per bocca di quello che era al tempo il Papa Giovanni Paolo II, il discorso pronunciato nella Valle dei Templi. Quelle parole sono ancora attuali a suo avviso? Altro che, lo sono perché la mafia non è scomparsa dalla Sicilia, perché da quel momento in poi ha provato, come ci dicono le inchieste, come ci dicono sia i magistrati che le commissioni antimafia, ha provato a riorganizzarsi, ha scelto strategie diverse rispetto a quella stragista che stava vincendo in quel momento, parlo degli anni 80 e 90, e dunque quelle parole sono assolutamente attuali perché appunto purtroppo questo fenomeno ancora opprime la nostra terra e non consente alla nostra terra un pieno sviluppo, un libero sviluppo che possa metterci al pari delle grandi nazioni civili alle quali ci sentiamo culturalmente, oltre che politicamente, di appartenere. Senta Raspanti, a chi dice che appunto la Chiesa si deve occupare esclusivamente di preghiera, forse bisognerebbe ricordare anche il ruolo che la stessa istituzione Chiesa ha giocato in questi anni durante la pandemia, un tempo in cui sono emerse nuove povertà, povertà presenti in diverse parti della Sicilia. Sì, assolutamente. Noi il mese entrante con l'Assemblea regionale siciliana faremo un grande incontro a Messina, credo il 14 di giugno, nel quale insieme alla Caritas, alle Caritas diocesane rappresentate in quella regionale, daremo proprio i numeri di quello che dal punto di vista della solidarietà, dell'aiuto all'inclusione, ai poveri, in termini di mense, di alloggi, di aiuti, di colloqui, di ascolto, centri di ascolto, eccetera, in tutta la Sicilia facciamo. Da questo punto di vista ovviamente abbiamo i numeri più grossi, a parte dico lo Stato, i comuni, noi siamo quelli privati, tra virgolette ente privato, siamo quelli che diamo in assoluto più di tutti, ma questo non ha importanza nel nostro DNA, voglio dire, non è un vanto assolutamente, anzi vorremmo e spero che potremmo fare anche molto di più, data la crescente povertà, ma non ultima la povertà che costringe moltissimi nostri giovani a non avere futuro in questa terra e a portarli fuori. Questo significa, per esempio, che non possiamo relegare la comunità cristiana e anche l'istituzione Chiesa soltanto a dare un po' di un pasto, cioè a veramente agli ultimi degli ultimi, quello sì senza dubbio, ma penso che il nostro impegno ecclesiale è valorizzare da parte politica anche le nostre forze, il nostro impegno ecclesiale debba andare nella direzione di creare più lavoro, per esempio, di aprire nuove prospettive, di dare la possibilità, perché solo se apriamo più lavoro, solo cioè se siamo impegnati in ambito sociale ed economico, noi possiamo fare veramente bene, cioè dare ai nostri giovani la possibilità concreta di stare qui, lavorare qui e fare sviluppare questa nostra terra. Mi scusi, lei ha fatto riferimento ai giovani, sappiamo anche che ci sono diverse realtà diocesane che sono impegnate anche nell'organizzazione di percorsi formativi proprio rivolti a giovani per dare un'opportunità professionale, un'opportunità lavorativa concreta. Però accanto a questo tipo di povertà ci sono quelle povertà, mi consente il termine, più spicciole, davanti alle quali certo, proprio la Chiesa fornisce immediatamente delle risposte, però sono delle povertà che scaturiscono anche da un'assenza delle istituzioni, anche comunali. Sì, lei ha ragione. Noi abbiamo, non so dirle adesso il numero perché non me lo ricordo, ma abbiamo decine e decine e decine di mense. E alla mensa non vengono soltanto persone che hanno il bisogno fisico, cioè di un piatto di pasta perché non ce l'hanno.
Nella mensa mi risulta che vengono anche persone che magari pur potendo avere quel minimo a casa, ma sono soli, soffrono la solitudine, sono soprattutto persone anziane, allora preferiscono venire a prendere un pasto caldo una volta, almeno una volta al giorno nelle nostre mense per avere compagnia, perché soprattutto nella fascia degli anziani la solitudine è veramente una cosa terribile che attanaglia. Da questo punto di vista le amministrazioni, io non voglio colpevolizzare le amministrazioni comunali o quelle regionali, potrebbero far di più, non lo so. L'organizzazione pubblica, cioè statale, provinciale, regionale, comunale, è molto farraginosa e ahimè eccessivamente costosa. Cioè voglio dire che noi, forse non solo noi, anche altri tipi di volontariato, con una cifra modica riusciamo a dare un prodotto numericamente di gran lunga superiore a quanto con la stessa cifra sono in grado di dare gli enti pubblici. Per cui da questo punto di vista credo che sarebbe più opportuno che si sfruttassero le catene di volontariato, e ripeto non solo cattolico, per sovvenire con meno risorse economiche veramente alla povera gente, perché c'è un plus che non è pagato ma che, che fa la forza e alla dignità di un volontariato che si spende da tempo, da energie per chi ha di meno. Ma dal suo punto di vista cos'è che ha innescato questa marcia indietro? Servizi che una volta c'erano e poi sono stati messi da parte, anche perché, come dire, una primavera in Sicilia da un punto di vista sociale si è conosciuta. Oggi però sono dei servizi che vengono a mancare anche a livello locale, proprio di prossimità. Purtroppo sì, da quello che ci dicono sono i bilanci che piangono, sono i soldi pubblici che vengono a mancare, addirittura vengono a mancare in luoghi chiave come la famosa sanità, dove veramente un altro problema, una voragine veramente terribile. Per cui abbiamo assistito negli ultimi anni al default di moltissimi bilanci comunali, il che ha creato una restrizione notevole di questi servizi. Torno a ripetere però, perché se i servizi sono offerti sul piano comunale, con le strutture pubbliche, con troppi impiegati e così via, il costo è eccessivo. Cioè, se noi dobbiamo dare, se noi abbiamo 100 euro, e vogliamo assistere con questo 100 euro un certo numero di persone, probabilmente con 100 euro il prodotto finale è che assisteremo due persone. È probabile che con le stesse 100 euro una struttura appunto come la San Vincenzo, la Caritas o comunque altre strutture di volontariato, invece di due persone riescono a garantire 30-40 persone. Questo accade spesso, questa è la differenza, per cui secondo me bisogna trovare un modo di aiutarsi controllato per evitare arraffamento insomma, di denaro, bisogna trovare un modo per sfruttare molto di più il volontariato e tra virgolette appaltare o comunque collaborare pubblico-privato in modo tale che si raggiunga più, in maniera più efficace ed efficiente l'obiettivo finale. Senta, Raspanti, non devo di sicuro ricordarlo a lei, lo ricordo quindi a me stesso. Madre Teresa diceva che l'oceano è fatto di gocce, quindi basta piangersi addosso, anche le piccole amministrazioni comunali possono svolgere un ruolo attivo. A suo avviso, quali politiche nei comuni bisognerebbe innescare direttamente, dal più piccolo al più grande? Nella maggior parte dei casi mi accorgo, ci dicono i comuni stessi, che o per carenza di personale, soprattutto personale qualificato, che con grandissima difficoltà, o per le incredibili lungaggini dei passaggi burocratici che debbono accadere, i comuni non riescono a esitare in tempi ragionevoli le varie pratiche a tutti i livelli, parliamo da quelle delle costruzioni a quelle della viabilità o altro. Ora evidentemente nessuno si può sostituire, però si può collaborare, come dicevo poc'anzi, e io non parlo soltanto per carità, non parlo della Chiesa, non parlo solo della solidarietà, penso anche per esempio soltanto agli ordini professionali. Quando per esitare una serie di pratiche dal punto di vista o giuridico, o architettonico, o ingegneristico, o di valutazione di geometri, o quant'altro, ci vogliono mesi, se non anni, anni, perché si esitano delle pratiche, non solo con la disperazione dei cittadini, ma anche con la perdita oggettiva
di una ricchezza, di un traguardo che un'impresa, che un piccolo contadino, che una bottega deve raggiungere. E quando questo potrebbe essere molto più semplice, decentrando, delegando, vigilando, ovviamente, perché la correttezza e la legalità va garantita, altrimenti succede ovviamente una grande illegalità e fuori legge. Ma se i comuni vigilassero da una parte di più e dall'altra delegassero lo sfaltimento di pratiche o l'attuazione di una serie di azioni che vanno fatte nei comuni, io credo che questo sveltirebbe di molto e garantirebbe spesso anche una certa competenza, una maggiore competenza nei vari settori. Ti ripeto, dall'urbanistica alla sanità, alla vigilanza sul territorio, al traffico, alla mobilità, oltre che naturalmente all'assistenza verso i poveri. È normale che in certi casi la Chiesa si sia sostituita al pubblico proprio per fornire anche i servizi basilari, ad esempio l'asilo? Beh, non è che si sostituisce, da un punto di vista storico in realtà è accaduto quasi il contrario, cioè storicamente, ma bisogna andare a qualche secolo fa, erano le nostre strutture, era solo la Chiesa che forniva educazione ai bambini, ma soprattutto ai giovani, ed è stato lo Stato che dall'Ottocento in poi, quando è diventato un vero e proprio Stato, quando si è creata un'Italia, ha cominciato a cercare di garantire un'educazione per tutti, con la scuola dell'obbligo e così via. E dunque, piano piano, lo Stato ha giustamente, perché è un suo diritto, cercato di garantire una educazione, dunque scuola, università e così via. Ma nella tradizione ecclesiale c'è stato da sempre, le università sono cose che sono nate da noi, dai nostri monasteri, dai grandi ordini come i Domenicani, i Francescani, non viceversa, ma questo per ragioni storiche. Quello che io intendo dire adesso è piuttosto, qui non si tratta né di sostituire né di dire chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo. Penso che, soprattutto in ambito della scuola, della libertà, dell'università, come lei, che lei ha richiamato, in uno Stato liberale, di democrazia liberale come la nostra italiana, debba essere garantita una vera libertà anche di indirizzi di educazione. Quindi quello che io faccio difficoltà in Italia, che pur se sulla carta è garantita una possibilità di libertà, cioè che oltre alla scuola dello Stato ci sia una scuola pubblica non statale, purtroppo dal punto di vista poi della facilitazione anche economica della scuola pubblica non statale, questo non accade. Non accade non soltanto nei confronti delle cosiddette scuole cattoliche pubbliche, ma non accade anche nei confronti di qualsiasi altro tipo di scuola pubblica. Mentre io ritengo che sia giusta libertà di questo tipo di nostra Costituzione, di questo nostro tipo di Stato, che sia possibile avere una serie di offerte formative, offerte educative diverse, oltre naturalmente quella strettamente statale, e tutte pubbliche, che siano messe nelle condizioni di essere alla pari, in modo tale da avere una vera libertà, garantendo, per ovvie ragioni, ripeto, dei punti minimi comuni sui quali lo Stato deve vigilare. Senta, i catanesi ricorderanno senz'altro le parole pronunciate durante le festività agostane in onore a Sant'Agata, pronunciate da Monsignor Luigi Renna: tolto il sacco, mettete il grembiule ai vostri figli. L'appello era anche collegato al dato sulla dispersione scolastica. È questa l'emergenza delle emergenze in Sicilia? È vero che i dati ci dicono, soprattutto nelle grandi città come Palermo e Catania, che c'è un tasso di evasione scolastica di gran lunga superiore a quello nazionale. E questo è significato, rispetto ad alcuni decenni fa, un andare indietro, cioè un ritorno quasi di analfabetismo che si ridiffonde nella nostra isola. Noi veniamo da decenni, negli anni, nella prima metà del Novecento, di grande fasce di analfabetismo, e questo ci ha tenuto un po' indietro, ci ha lasciato quasi in sottosviluppo alla nostra isola. E quindi questo è un pericolo non soltanto economico, è soprattutto un pericolo dal punto di vista culturale, perché non c'è alcun dubbio che l'educazione non solo è un diritto, ma è
È un diritto perché noi abbiamo scoperto, insomma, sappiamo che è una delle molle fondamentali per dare, rispettare la dignità della persona umana e dare a ciascuna persona tutte le carte in mano per poter essere se stessa, per poter esprimere se stessa e quindi per poter avere un grado di serenità, di contributo, di, insomma, di cittadinanza che sia importante per tutti. Questo purtroppo con l'evasione scolastica, con la dispersione scolastica rischia di tornare una piaga, è perché poi spesso, ahimè, accanto alla dispersione evasione si aggancia povertà e rischia di agganciarsi anche delinquenza. Non in tutti i casi, assolutamente no, ma talvolta può esserci anche questo, quindi il grande rischio poi è di prendere una piega così scivolosa che andiamo veramente in un terreno torbido, brutto. Raspanti, ci avviciniamo a un periodo di scadenze fiscali per i contribuenti. Tutti noi, tutti i contribuenti possono, grazie ad una firma, quella all'8 per mille, non costa nulla, contribuire al sostentamento della Chiesa, non solo in Sicilia ma in tutta Italia. È così importante questa firma per voi? Sì, secondo me è stata importante da quando esiste, che sono più di 20 anni, 25 anni, perché ha dato la possibilità, appunto, poco fa citavamo le Caritas, in realtà le nostre mense, i nostri punti di alloggio, le punti doccia, o l'assistenza, un pagamento ogni tanto di qualche bolletta e comunque alcuni volontari che riusciamo a tenere nelle nostre strutture sono dovute esattamente all'8 per mille, come anche molta ricostruzione e restauri di immobili, di chiese, soprattutto di chiese, di locali di culto, se non di qualche oratorio, di locali di catechismo, sono possibili solo grazie all'8 per mille, oltre al sostentamento del clero, che è l'altra grande voce dell'8 per mille. Per cui sì, ha fatto grandi cose questo 8 per mille, eppure essendo un gettito estremamente limitato, ovviamente, ha dato risultati enormi proprio perché, come dicevo, in mano a strutture private come la nostra, ma anche ad imprenditori, insomma, in genere a strutture private, poco denaro riesce a fare molto frutto. Quindi noi riteniamo che questo possa continuare ad essere un grande aiuto non soltanto, per così dire, ai preti e alle poche persone che magari possono girare in parrocchia, ma sia di grande aiuto all'intera popolazione italiana, sia a chi ha meno economicamente, sia ai ragazzi, ai bambini, ai giovani, agli anziani per la solitudine degli anziani, ai beni culturali per quanto riguarda il restauro, moltissime chiese si restaurano quadri grazie a questo, per cui riteniamo che ancora oggi la firma per 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica possa essere un vero beneficio alla crescita non solo della Chiesa ma dell'intero Stato, della popolazione italiana. Siamo in conclusione, il 28 e 29 maggio, in occasione delle elezioni, perché a suo avviso i siciliani chiamati alle urne dovrebbero votare? Perché non partecipare è pericoloso, è rischioso, significa che pochissimi decidono per tutti e significa che in genere non vogliamo partecipare non solo al voto, poi si finisce per non partecipare alla conoscenza di tutto quello che accade laddove si decide, e si decide anche con i nostri soldi e si decide anche per i nostri figli, e cioè, se ci si allontana i rischi che la democrazia non solo si indebolisca, ma addirittura abbia grosse crepe e rischi il crollo, nel tempo si capisce, i rischi sono sempre maggiori. Quindi se vogliamo e se comprendiamo che la democrazia è un sistema finora, non dico il più perfetto possibile, ma quello che finora noi abbiamo scoperto come di buono, e che garantisce la libertà a tutti noi, allora la dobbiamo conservare soltanto partecipando, essendo presenti, e il voto naturalmente è la massima espressione della partecipazione democratica. Per questo esorterei veramente tutti i cittadini siciliani ad andare alle urne proprio il 28 e il 29 di maggio. La ringraziamo Monsignor Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, per essere stata con noi. Adesso ci fermiamo per una pausa, ma torneremo in onda subito dopo.